Benvenuti e ben ritrovati. Allora, oggi facciamo un velocissimo video che è legato ovviamente alla scossa che stamattina ha fatto di nuovo tremare la terra nella zona circostante Perugia di un'intensità 6,5 e ovviamente si è sentita forte anche qui in zona di Roma, c'è tutta questa lunga faglia che sta facendo tremare la terra e la sentiamo tutti quanti. Parte appunto svegliarsi per un... no, io ero già sveglia, però sentire una scossa del genere ti fa sentire di una fragilità incredibile. Cercare le notizie degli amici, dei conoscenti, le conferme da Facebook di come stanno, ti crea un senso di fragilità e di umanità molto più profondo. Insomma, quello che raccontavano di New York dopo l'11 settembre. Ovviamente c'è un paese che non esiste più, che accumuli, non ci sono per il momento, per le notizie di questo momento, che sono, siamo attorno alle 11 del mattino, non ci sono notizie di vittime. A Norcia è andata giù la chiesa di San Benedetto, stiamo perdendo i nostri patrimoni d'arte, le nostre caratteristiche, le nostre tradizioni. Dunque, quali sono le cose? Ecco, intanto bisogna fare rete e aiutare tutte le persone che adesso resteranno senza casa in un momento anche che abbiamo poco lavoro e sfruttato. Quindi io credo che i benestanti, i potenti, gli industriali, i politici si devono mettere una mano sulla coscienza, se ancora ce l'hanno, e smetterla di vessare un popolo che tra l'altro adesso vive precariamente, poveramente su una terra che trema. Questa è la prima cosa. E che questo è veramente importante, non monopolizzare soltanto con questioni di interesse politico per la propria poltrona, perché qui non è questione di poltrona, c'è gente che non ha più la casa e non avendo più la casa e magari non avendo neanche più il lavoro. Non si riesce a vivere, insomma, qui sembra è terrificante. Questa è la prima cosa. Vorrei anche che l'Istituto Nazionale di Geofisica e ovviamente gli enti di ricerca ci spiegassero bene la questione. Vorrei che uscissero bene la questione. Vorrei che succedesse questioni tipo il Vajont, che c'erano delle perizie che non sono stati informati dei paesi, era come dire la cronaca di un disastro annunciato, come l'Aquila, si è detto state lì, state tranquilli, sono robette così. La gente ci è andato sotto, signori, la terra continua a tremare perché ci sono quelle che sono gli sciami, hanno detto che ci saranno altri assestamenti, gli istituti di ricerca hanno detto che ce ne saranno altri in futuro. Diteci la verità, per cortesia. Diteci la verità di che cosa dobbiamo fare della nostra vita. Preoccupatevi di queste cose, per cortesia. Ecco, questo è quello che volevo dire d'impulso. Ovviamente solidarietà ad Accumoli, a tutti quelli che si sono spaventati, terrorizzati. E noi stiamo perdendo del patrimonio culturale e artistico, però è una questione umana che ovviamente si entra in una spirale di paura, di nevrosi, di precarietà di vita. Dateci le risposte, fateci sapere qual è la verità, questa faglia, cosa sta veramente succedendo. Se c'è gente veramente che sta vivendo in zone a rischio, spostatela prima. Alla prossima.